Buonasera maestro. Ehi, l'Audi devi far entrare. Buonasera. Vieni. Aspettate che le girate, scendono tutti e le girate. Poi scendono tutti quanti e poi le giriamo. E Giampaolo che sta? Sta già da dentro con... Mario! Buonasera maestro, buonasera, grazie. Maestro, grazie che essere arrivato a Mesagne, che ricordo già di questa festa patronale. Bene. Tutto a posto, grazie a Dio, tutto bene. Buonasera, ciao. Che ricordo ha di questa festa patronale? Sto arrivando e vediamo com'è. Da bambino con suo padre. Ah, quella prima volta, certo, è bellissimo, è fantastico. C'è un'atmosfera unica, irripetibile. E di questo cambio di Mesagne, di questa rivoluzione della nostra città, questa riscossa. Evviva la riscossa! Avanti il popolo alla riscossa, in tutti i sensi. È un grande, grazie maestro, grazie. Vabbè, tanto lo stiamo riprendendo. Di qua, no? Eppure io me la voglio fare. Grazie, grazie. Io non so più. Sei grande. Hai visto? Vorrebbe capire. Sei contenta? Grazie. Maestro, questa è la città dei Bundabash, la stanno aspettando, lo sanno. Questa. I Bundabash. Stanno qua nel camerino. La stanno aspettando. Maestro, guarda, ci vediamo. Prego. Ciao. Beh, un'accoglienza straordinaria, Rocky Malatesta e questore. Molto legato a questa festa, ricorda ovviamente la sua infanzia e i ricordi legati a suo padre. È vero, tutto quello che hai detto corrisponde a verità. In bicicletta da Cellino San Marco a Mesagne e mi fece vedere questa festa a mio padre. Lei torna a Mesagne dopo tantissimi anni, uno dei suoi primi concerti è stato qui. Mi ricordo nel 67 al teatro, il primo incontro con i mesagnesi, poi ovviamente ricordo anche un concerto fatto in chiesa che era bellissimo, un'atmosfera unica. Salento si conferma sempre meta turistica, grande attrattiva. Cosa può fare il Salento, terra a cui lei è molto legato, per migliorare sempre di più? Secondo me imporrei a fare una bella pulizia nelle strade del Salento. Tutta quella plastica dà fastidio allo spirito, all'anima, e tutto il resto è bello, fantastico e da goderselo. Mesagne, grande accoglienza per i suoi fan. Mi auguro di meritarlo. Sì, ce n'è qualcuno che la sta aspettando. Che messaggio vuole dare ai mesagnesi? Messaggio che dobbiamo divertirci. No, quello è certo, sempre quando dobbiamo divertirci, dobbiamo. Ma chi è che suona? Non è nessuno, è il... Iari, dimmi. No, dico, che messaggio vuole dare ai mesagnesi per questa serata, ma anche per il futuro? È considerando il lavoro che hanno fatto di riscossa, di ripresa. E l'incontro tra musica e la spiritualità, visto che è la festa della Madonna, quindi che sia una festa spirituale, sì, e anche laica, per i laici. Grazie maestro, a presto. Grazie. Quando facendo il concerto di Milano, c'è una marina.
Milano. Da quest'ora lascialo. Benissimo, gli abbiamo portato una cosa dove ci stai dentro tu. Il disco. Ah sì. Sì, è il disco che è CD. Grande. Abbiamo fatto un brano che si chiama Sud. È una meraviglia. Me lo sentirò con molto interesse. E io anche questa sera. Bello, si chiama Venduti. Sono Angelo. Eccolo qua. Grazie Angelo. Questo è il paese e la città di Bundabash, ma è soprattutto la città di Albano, il paese. La città della musica. La città della musica, bene. Siamo felicissimi. Bundabash, che vuol dire? Bundabash significa tutto e niente. Ah. In giamaicano significa esplodi il colpo. Sparo. Ma poi la verità è che la nonna che sentiva il rumore sotto diceva mamma da fanno boom 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 da basso. Quella è la verità. Posso fare una foto? Grazie. Mi prego, mi mettete a me in mezzo. Arrughi, dai. Bravo. È una grande giornata. Alisa, vuoi fare una foto, dai? Lui è questore di Renzi. Lui è un grande giornalista, bravo. Non ci viene più. Assessore della democrazia. Allora, Angelo, come stai? No, è stato facciamo la foto? Vai. Perfetto. Beviamo qualcosa, dai. Bene, vi abbiamo documentato l'arrivo di Albano Carrisi qui nel backstage, tra poco inizierà il concerto, si sta attendendo che le ultime fasi della festa patronale, quella religiosa, si concluda, si attende il sindaco e poi si parte con il concerto di Albano Carrisi. Noi interrompiamo qui la diretta. O forse no, continuiamo, vediamo se ci fanno salire solo per un attimo sul palco per fare vedere un po' il pubblico, se ci riusciamo, vediamo un po' se riusciamo a salire, ma sarà difficile perché insomma bisogna attraversare il backstage ed è complicatissimo. Altrimenti interrompiamo e poi magari vediamo di recuperare qualche minuto di immagine per potervi documentare anche questo aspetto. Ecco, è interessante anche il saluto da parte di Angelo Cisternino Blason dei Bundabash ad Albano Carrisi, la consegna dell'ultimo disco. Bene, allora concludiamo qui e poi magari riprendiamo se abbiamo la possibilità di farvi vedere la platea. Grazie ancora a tutti voi. To the top, whatever you are doing, don't you have yourself in it? I'll get the problem.
anche Porzia stasera. C'è anche Porzia. Porzia, stai calma stasera. Stai calma, ci penso io a tutto. Non mi disturbo, vabbè, o lo fai te lo spettacolo o lo faccio io. Che dici? Ci mettiamo d'accordo? Grazie. Porzia. Giusto per amare
felicità sempre stare ci sarà. E noi insieme a Sherazade. Questo è il momento di unirvi al nostro canto, e domani e dopodomani sempre vi sentirete sicuramente meglio. Fra Marco diceva che Sant'Agostino disse che chi canta prega due volte. Questa sera facciamo in modo di pregare sempre, perché la musica è preghiera, la musica è medicina, la musica è energia. Insieme! Anche laggiù in fondo! Fate arrivare il vostro canto alla Madonna, siamo meglio. E chi non canta con noi stasera è una spia. Immaginate quanto è bello ascoltarvi. Il vero spettacolo adesso lo state facendo voi, ma anche prima.
la felicità, felicità, felicità. Grazie a tutti quanti voi ed è una serata che non dimenticherò come non ho mai dimenticato quelle precedenti. Grazie ancora Pesani, grazie ancora Puglia, grazie a tutti quelli che sono venuti a Pesani per stare insieme a noi, per dare onore tanto alla Madre Santissima e soprattutto a tutti coloro che hanno bontà nell'animo e forza nel mostrarla. Ciao a tutti!